Ringrazio Gigi perché è lui che mi ha invitato qua tanti anni fa, per la prima volta. È lui che mi ha fatto conoscere la sua valle e quello che stava succedendo e la volontà di popolo che fino ad ora è riuscita a mettere con il suo corpo il giusto sbarramento a un'opera inutile e nociva. Ringrazio Gigi perché sono onorato di essere invitato da voi e di stare in questo posto davanti a voi. Pochi giorni fa ero in Aerto sul Vajont, sulla diga del Vajont. Mi lega a quel posto un'amicizia fraterna con Mauro Corona. E Mauro mi diceva che in valle dicono oggi se noi avessimo avuto un po' di quella forza di volontà e di consapevolezza che hanno avuto e che stanno avendo quelli della Val di Susa, quest'opera probabilmente non l'avrebbero fatta e noi saremmo, e quella diga non avrebbe distrutto la nostra vallata. E così io credo che ci sia un forte legame tra il Vajont e la Val di Susa, un forte legame che è avvenuto attraverso quella esperienza e che ha permesso alle generazioni successive di cominciare a mettere nella propria coscienza civile degli anticorpi. Penso che un'altra identità tra il Vajont e questa valle è che lì è successo tutto in un momento. Il crollo di quella montagna e la distruzione di migliaia di vite in un solo istante, e qui invece si promette uno spopolamento di questa valle, una distruzione di questa valle come un Vajont differito che viene proseguito e prolungato per il corso delle generazioni future. Dunque, questo che sta succedendo qua è semplicemente un atto di legittima difesa e di protezione del suolo, dell'aria e dell'acqua di questa valle. Un atto di legittima difesa. Non c'è da prendere nessun potere, non c'è nemmeno da chiedere udienza presso il potere. Semplicemente c'è da impedire che questa opera venga fatta. E così sarà. Io credo che questa opera non si farà. Non si farà grazie a voi e grazie a tutto quello che questa vostra opposizione. Forza di frequentare scritture sacre sono diventato profeta un po' così. Allora, l'argomento di questa sera era appunto quello della custodia della terra. Intanto voglio dire che io non sono un credente, dunque non mi posso rivolgere alla divinità, mi manca questa relazione. Ma non escludo la divinità dalla vita degli altri. Penso che gli altri, le persone che hanno fede, hanno una loro intimità, una loro relazione, che io non ho tra le tante che mi mancano. Dunque escludo solo la divinità solo dalla mia vita, ma non da quella degli altri. E questo fa per me differenza rispetto alla definizione di ateo. Ateo è uno che la esclude anche dalla vita degli altri e dalla possibilità. Io non escludo la possibilità invece dalla vita degli altri, anzi. Ho visto nella vita delle persone di fede una traccia, un segno, non un'orma come quella che può lasciare un impalpabile, una gazzella sulla superficie della savana, ma come quella che può lasciare un orso su una corteccia. Questa è la traccia che ho visto sulle persone che sono state raggiunte, che hanno questa, raggiunte dalla fede, che hanno questa intimità. Sono scorticate dalla divinità, al punto di essere capaci di imprese che a me sembravano impossibili. Ecco perché nel corso degli anni 93-97 mi sono trovato a fare l'autista di convogli di aiuti verso la Bosnia,
perché lo organizzavano dei cattolici ferventi, efficientissimi, i quali però non tenevano per niente conto di quello che stavano facendo. Per loro quello era solamente un segno, quello che contava per loro era di corrispondere alla chiamata della loro divinità. Quello che contava per loro nei momenti più incasinati di quei viaggi era la preghiera, che per me era un tempo come una specie di intervallo, quello che alla televisione quando passavano le pecore, no? Ecco, per me era quello, però invece per loro quello era la energia che gli permetteva di andare avanti, era quella pila, misteriosa pila atomica che stava dentro di loro e che irradiava energia. Per me quei viaggi servivano semplicemente a dare una mano a quelle popolazioni vicine, a fare questo segno di fraternità, non lasciar sole delle persone che stavano da quelle parti, che stavano presso di noi, vicine a noi, non lasciarle sole in quella loro malora. Per loro quello era semplicemente un effetto secondario della loro relazione. Sono diventato troppo... è aumentato il volume? Sì... Il mio alcolico è aumentato grazie alla passaggio via Borgone di stasera. Sono un po' troppo vicino al microfono, troppo lontano. No, adesso me lo metto un po' più a portata di fiato. E allora stavo dicendo questa cosa per dire appunto, come premessa del fatto che io sono uno, semplicemente un non credente, uno che in obbedienza a questo participio presente del verbo credere, credente, non credente, tutti i giorni non credo. Così penso che il credente sia qualcuno che non è che ha creduto una volta per tutte e poi se l'è scordato il fatto, però invece che continuamente rinnova il suo credito nei confronti della divinità, con tutte le difficoltà che ci sono, ma che le supera rinnovando questo suo atto di fiducia, proprio di credito. Il credo è anche un credito, un accredito che il credente fa nei confronti della divinità. Il 99 non c'entra niente, tu hai detto prima il 99 sono andato da solo invece a Belgrado sotto i bombardamenti, perché mi sembrava che era impossibile essere complice di un paese che si metteva a bombardare città. Siccome considero il bombardamento di città un atto di terrorismo, anzi il più alto atto di terrorismo, quello che vuole distruggere il maggior numero di vite umane prese a casaccio, nella loro massima concentrazione, la città. Bombardare una città è un atto di infamia assoluta che ha caratterizzato le guerre moderne e il 1900. Ecco, allora essere complice di un paese che si metteva a bombardare città era insopportabile per me, quindi me ne sono andato da quell'altra parte a stare per un po' di tempo dalla parte del bersaglio di quei bombardamenti, ma questo appunto era una cosa individuale, mentre invece tutte le altre volte sono stato dentro una bella comunità di credenti che si portavano appresso e che utilizzavano anche dei non credenti come me, insomma, semplicemente come supporto, come aiuto, come compagnia. Mi occupo di scrittura sacra dunque semplicemente perché ne sono attratto. Sono attratto da quella storia che racconta di una divinità che un certo bel tempo, un certo bel giorno decide di rivelarsi. In mezzo a tutte le divinità che c'erano già state, che c'erano già nel Mediterraneo, anzi il Mediterraneo è il centro più politeista del mondo, quello che ha tenuto e concentrato il massimo numero di divinità, beh, arrivava una divinità fresca fresca, come si dice da noi, toma toma e cacchia cacchia, una divinità ultima arrivata che le sbaragliava tutte, diceva niente affatto, non esistete proprio, voi si dovete scomparire, non le voleva riassumere tutte quante sotto di sé, le voleva estirpare. Arrivava questa divinità e otteneva il risultato che noi sappiamo, voi ci è riuscita. Noi adesso lo possiamo constatare, da un paio di millenni quel monoteismo ha sbancato tutta la concorrenza, insomma, non ce n'è più per nessuno di quelle divinità di allora, sono tutte scadute a mitologia ormai sorpassata, narrativa delle divinità di un tempo.
E come ha fatto questa divinità? Come ha fatto? Come è riuscita a affacciarsi e a ottenere questo risultato strepitoso? Cosa avevo in più? Intanto tenevo qualcosa in meno. Non voleva essere raffigurata. Ma dice, come? Tutte le divinità su piazza tenevano gli idoli, le immagini, le raffigurazioni, i dipinti, le statue, eccetera. Tu niente. Non voleva essere messa in nessuna immagine, perché ogni immagine è immediatamente idolo, è fotogramma fissato che non permette lo svolgimento, l'evoluzione di quella divinità, la fissa in un fotogramma e non le permette relazione. Dunque non voleva essere rappresentata. E allora come faceva a manifestarsi? Attraverso una novità. Si era messa a parlare, a dire. Il verbo più abbinato alla divinità nella scrittura sacra è il verbo dire. E disse, e disse, e disse, e disse continuamente. Parla, parla, parla. Se era stata sì, come succede a me, no? Io sto per giorni interi zitto, che per i fatti miei, a casa mia, insomma, non parlo con nessuno, non c'è nessuno, sto per giorni interi con la bocca chiusa. Poi capita una giornata come questa, vengo qua, ho parlato a Torino, ora sto parlando qua, faccio tutta una parlata finta finta. Oggi è la mia giornata di Edisse. Allora dico continuamente, ma quella divinità diceva pure quando non c'era nessuno. Per esempio, quando dice sarà luce, a chi lo dice? A uno che va a picciare la luce, no? No. E perché lo dice? Perché sennò non si appiccia la luce. Sembra una cosa buffa. Ma se non dice sarà luce, non si appiccia. È la sua parola che fa accendere la luce. Che razza di storia. Mi comincio a interessare a questa storia. Poi vado avanti nei sei giorni della creazione e ogni inizio di giorno della creazione dice. Prima dice e poi succede. Dice e quella avviene. È la sua parola che fa avvenire la creazione. Caspita, questo è il libro che mi piace a me. È un libro in cui le parole fanno avvenire le cose. Per uno come me, insomma, che si è messo tutte le sue cartuscelle dentro alla scrittura, no? Tutte le sue uova dentro quel paniere. Beh, lì è il punto più alto raggiunto dall'utensile parola, una parola che immediatamente opera, ma anche responsabilità. L'hai fatta tu così, sei stato tu che l'hai fatta così, tu hai fatto il mondo in questa maniera. La divinità, mentre opera, anche porta responsabilità di quello che fa. Allora a un certo momento della scrittura sacra trovi Isaia che dice Avinu, Padre nostro, ma non nel senso vocativo come lo diciamo noi, come lo dice la religione cristiana. Avinu in senso accusativo. Dice tu, sei Padre nostro, ci hai fatto tu così. Noi siamo frutto e opera delle tue mani. Ci hai combinato tu in questo miscuglio di ibrido, di imperfetto e di sublime, di terra e di fango e di soffio divino. Ci hai fatto tu così, questo ibrido. Senza precedenti, sono questo ibrido incontrollabile, sei tu responsabile di noi. E poi dice subito dopo, tu sei il nostro riscattatore, Goaleno dice in ebraico, il riscattatore era il parente prossimo che doveva riscattare per dovere, non per diritto, ma per dovere, il proprio parente che era finito in schiavitù per debiti o per altri motivi, perché sequestrato, eccetera. Sei il riscattatore, tu ci devi riscattare. Dunque, in ebraico ci sta, nella storia, nell'Antico Testamento ci sta questo rapporto molto stretto della divinità con quella creatura, che chiede conto alla divinità della sua stessa confezione, ci hai fatto tu così. D'altra parte quello fa un albero della conoscenza del bene e del male, giardiniere, no? Stavo dentro al giardino, facevi il giardiniere, albero della conoscenza del bene e del male. Se l'avesse fatto Paolo Vachino, diciamo, là, il giardiniere dentro l'albero, dentro quel giardino, Paolo Vachino è un famoso giardiniere, sta qui presente, ci ha raggiunto questa sera venendo dai suoi Appennini, Appennini riminesi, qui sta sulla spiaggia. Allora, se avesse fatto lui questo giardino,
dicevo un albero della conoscenza, faccio un albero della conoscenza del bene e uno del male. Dico bene, Paolo? E avresti fatto così, no? Avresti preso un albero bello alto, fiorito, per fare quello della conoscenza del bene, tutto un cespuglio antipatico, repellente per quello del male. Invece no, l'albero della conoscenza del bene e del male è uno solo. Giardiniere l'hai fatto così, sei stato tu che l'hai fatto così. Paolo l'avrebbe fatto diverso. Tu hai fatto quest'albero della conoscenza del bene e del male, che ha le stesse radici, lo stesso tronco, le stesse fronde, le stesse rami, le stesse foglie e lo stesso frutto. Se non lo mangi non lo sai. Non sai la differenza, non la puoi percepire la differenza. Dunque, in quella storia c'è una responsabilità che la parola della divinità si prende nei confronti del creato. Quella sua parola fa avvenire le cose esattamente in quel modo. E a me piace questo, piace questo traguardo assoluto raggiunto tanto tempo fa dalla parola, che porta intera responsabilità di quello che fa. Noi oggi ci troviamo di fronte a una società opposta, in cui uno dice una cosa un giorno, una grande personalità dice una cosa un giorno, il giorno dopo la smentisce, cioè mi avete frainteso. Di fronte alla prova evidente che era stato preso alla lettera, niente. Quello non perde neanche un grammo di autorità, neanche un grammo di rispettabilità, neanche una pernacchia gli fanno. Dunque siamo in una società in cui la parola è diventata una parola che non vale niente, una parola pubblicitaria che serve a vendere il prodotto di quel momento, insomma il giorno dopo è già scaduta. Mentre invece dentro quella scrittura ci sta l'opposto di questo servizio che l'utensile parola fa. Io sono affezionato a quel servizio, ecco perché penso che quelli che trattano la parola male, i ciarlatani, quelli che trattano la parola senza responsabilità, non hanno futuro, possono avere presente. Eh sì, il presente gli è consentito, il presente del giorno per giorno, ma non hanno nessun futuro e non hanno vista per vedere. Io che frequento la scrittura sacra lo so, la TAV non si farà. Però io sono della, ho delle notizie, mi hanno detto che c'è un sabotatore in Francia, un sabotatore che non può essere perseguito a termini di legge, che è il presidente della Repubblica Francese, il quale mi ha fatto sapere, a me solamente, però non lo sa nessuno, i giornali italiani non ne sono al corrente, che la TAP non si fa. Mi ha detto zitto zitto in un orecchio, non apriamo il cantiere prima del 2030. Me l'ha detto solo a me, eh? Non lo deve sapere nessuno, la nostra stampa non ne sa niente. Non è al corrente, il nostro governo non ne sa niente. Non glielo dico, sennò poi mi portano il buco. Noi ci troviamo dentro un paese in cui la stampa si comporta così, come un reparto arruolato di un'azienda di affari, di business. Sono embedded, si dice così, al seguito delle truppe. Del resto qui ci sono le truppe, quindi sono al seguito delle truppe. Questa è una zona militarizzata. Il titolare del Ministero degli Interni, che sembrava che mo si dimettiva e già stavo festeggiando, poi invece è andato a fare guai a Lampedusa, vabbè. Si è dirottato verso Lampedusa a dire le sue stronzate da quella parte. Ma intanto, continuano a fare finta di niente. Continuano a pensare che questo buco si fa, anche se non sbuca da nessuna parte, perché così sono le opere pubbliche di questo paese, non devono servire a niente. Già, tu fai un ospedale e quello lo aprono. No, fai un ospedale e lo lasci chiuso. Che marcisci, che ce l'ho morto? Tanto l'importante è fare l'ospedale. Lo inauguri, poi dopo non succede niente, rimane buttato là e marcisce, eccetera.
Tutte così, molte di queste opere pubbliche nostre sono fatte così, solo che qua si tratta della vita e della salute della gente, non del denaro della gente. Lo puoi buttare, il denaro della gente, lo butti, te lo intaschi. Ormai da noi, in questo paese sono esperti in questo, ma qui si tratta della vita e della salute della gente. Allora qui il business, lo dico proprio nella maniera come la dicono i mafiosi, il business, non l'economia, il progresso, gli affari, il business nudo e crudo, si lega qui in questo posto con il massimo di criminalità dell'opera da eseguire, perché è un'opera criminale quella che vuole inguaiare con i rifiuti di amianto e di uranio, con i milioni di tonnellate di metri cubi di montagne scavate con questi materiali dentro, vogliono inguaiare questo posto. Dunque qui la criminalità della mafia degli affari e la criminalità di quelli che devono nasconderla poi, devono farci il lavoro di nascondere questa materia nociva da smaltire, è la stessa cosa. Qui si forma, c'è è la coincidenza perfetta tra business mafioso e opera criminale. Qui sono la stessa immediata cosa, mentre dalle parti nostre in Campania era più nascosta la cosa, arrivavano dal nord delle scorie tossiche, venivano interrate di nascosto dentro dei campi, era una cosa che aveva un certo lasso di tempo, insomma un margine di distanza e di separazione. Qui è la stessa cosa, qui coincide esattamente il crimine con l'affarismo. Qua non si tratta di economia, di posti di lavoro, qui si tratta solo di affarismo, e dell'affarismo della peggiore specie, insomma, di quello che non tiene conto di niente e che non gli serve nemmeno che non ha nemmeno la giustificazione di portare a termine un'opera, perché questa opera non potrà essere portata a termine, non si farà, perché c'è il sabotatore da quell'altra parte che sta a piede libero. Allora veniamo alla scrittura sacra. La scrittura sacra, dopo che la divinità ha fatto quell'opera e si è trovata di fronte alla variabile della creatura umana, la variabile della creatura umana, la quale gli è sfuggita di mano, siccome l'ha fatta così strana, l'ultima delle creature, nel sesto giorno della creazione, fa quel prototipo fatto con la polvere del suolo e con il suo fiato, nessun'altra delle creature era stata fatta in questa maniera. Il verbo che adopera l'ebraico antico è il verbo con cui un vasaio impasta la sua argilla. Quando gli si capita questa variante, insomma, si trova ad aggiungere a questa variante la parte femminile. E la parte femminile è quando estrae dal fianco della dama questa parte femminile, non l'estrae bella e fatta, come se fosse già completa, no, estrae dal fianco della dama questa parte femminile. Il verbo che usa l'ebraico è e costruire. Dunque la dama prima è stato fatto con questo impasto, ma poi la divinità prende dalla dama, dal semilavorato della dama, diciamo, questa parte femminile e ci lavora sopra e la porta a perfezione, a costruzione, la porta a finitura. La donna in questa storia sacra è il prodotto finale della creazione, il prodotto perfetto della creazione, oltre non va, ed è giustamente la donna, la parte finale e perfetta della creazione, che prende il frutto della conoscenza del bene e del male. Si era per Adamo, stava ancora all'albero. Adamo stava ancora a dormire sotto all'albero. È la donna che fa questo gesto di andare a prendere il frutto, muoversi dal basso verso l'alto. Noi sappiamo da quella leggenda, dice la leggenda di quel matematico e fisico inglese che scoprì la legge di gravità quando gli cadde una mela matura in mezza marcia, forse sul cranio o sul parruccone, non so che teneva. A boh, scienziato e fisico inglese ti sei messo proprio sotto un albero carico di frutti maturi. Diciamo che sei poco esperto di giardinaggio.
ne intendi di fisica e matematica, ma se ti metti là sotto è chiaro che... Comunque dice la leggenda che da questa caduta avrebbe scoperto, insomma, la legge di gravità. Ma non gli era venuto proprio in mente, a quel matematico e fisico inglese, che c'era stata tutta un'altra forza di natura che con la linfa, la clorofilla, la luce aveva portato la mela in cima a quell'albero. C'era tutta una legge opposta alla gravità che aveva portato su la mela, ed è là che Eva si va a cogliere il frutto, nel punto più alto, non aspetta che cade matura in mezza marcia, quella la va a prendere finché è alta sul ramo, perché il frutto della conoscenza sta là sopra, non sta in mezzo, non è caduto per terra, non è alla portata del raccolto, se no gli animali se lo sarebbero mangiato, sarebbero stati anche loro fruttuosi di conoscenza. Invece sta là sopra, è un cane, te la devi andare a pigliare. Ecco, questo gesto che emancipa la specie umana da tutte le altre, la fa diventare pratica della conoscenza del bene e del male, la inoltra nella conoscenza del bene e del male. E i risultati di quella prima conoscenza sono dei risultati simpatici, diciamo. La prima cosa che dice è: si spalancarono gli occhi, dunque un aumento della percezione, dei sensi, non un accecamento, dice, si sono, come succede a Noè quando si embriaca, piglia e si addorma, no, pianta la vigna, si fa una bella bevuta, si addorme, inaugura la vigna e la prima sbronza. No, si aprono gli occhi di quei due, si spalancano le loro capacità di intendere l'ambiente intorno. E la seconda cosa che succede è si ritrovano nudi, nessuna specie animale sa di essere nuda, sono diventati un'altra cosa improvvisamente. Ecco, la divinità si trova di fronte a questa variabile che è frutto della sua confezione, l'ha fatta lui così, ma gli sono già sfuggiti di mano. Ha due possibilità: distruggerli e rifà cominciare tutto da capo, dice facciamo un'altra cosa e facciamo un mondo tutto minerale che nessuno si muove, stanno tranquilli. Infatti nell'universo ce ne sono un sacco di questi prototipi. Ma oppure dice vabbè, mo c'ha tenima così, vediamo che succede, gli lasciamo spazio perché si impiantino, perché producano frutto. E infatti questo dice: producete frutto, moltiplicatevi, crescete. E però si preoccupa della terra, è preoccupato della terra, perché questi due sono picconi, chissà che vanno combinando. Allora si premura di mettere qualche dare loro qualche informazione. Allora intanto alla donna dice: non è vero che dice che la donna che deve partorirà con dolore, non è vero, non che non ci sia dolore, ma non c'è la intenzione, la mala intenzione della divinità in quella storia sacra là, in ebraico antico non c'è la condanna della divinità al dolore del corpo della donna durante il parto. Dice un'altra cosa, dice: sforzo o fatica, dice sforzo o fatica, perché siccome non sono diventati un'altra cosa dalle altre specie animali, gli dice: tu non avrai più quella freschezza, naturalezza, prontezza, agilità di parto e di concepimento che hanno gli altri animali, perché ti sei inventata, hai preso un'altra direzione, il tuo corpo, la tua biologia ha preso un'altra direzione. E dunque fa una constatazione, dice: tu non partorirai e concepirai con sforzo o con fatica. E subito dopo dice all'Adam: maledetta la terra. E non può essere una maledizione nei confronti della terra, una condanna nei confronti della terra. Non ha fatto niente, sarebbe una divinità impazzita, insomma, staremmo leggendo di una divinità imbizzarrita. No, sta facendo una constatazione seconda, sta dicendo: la terra, ecco, sarà maledetta perché tu, Adam, non ti contenterai più del frutto spontaneo che la terra produce, vorrai estrarne di più, vorrai cavarne maggiore prodotto, maggiore profitto, tu sfrutterai la terra e la terra sarà maledetta dal sudore del tuo sfruttamento su di essa. Sta facendo una constatazione, li avvisa, guardate che succederà così, fate attenzione. E subito dopo gli procura delle tuniche di pelle per rivestire la fresca nudità di quei due, dunque sta facendo il gesto più affettuoso possibile, per niente punitivo. Se voleva punirli faceva arrivare una bella, su quella nudità, una bella venti di tramontana, faceva venire un raffreddore, una polmonite.
Invece no, prende, fa il contrario, prende quella fresca, la copre quella nudità di quei due, con la quale poi si allontanano dal giardino. Ma d'altra parte il giardino è già crollato, il momento che è il frutto della conoscenza, allora i limiti non ti servono più. Continuamente, di generazione in generazione, noi siamo quelli del frutto della conoscenza del bene e del male, che forzano i limiti che sono stati raggiunti dalla generazione precedente. Cerchiamo di allargare il territorio, il nostro territorio di conoscenze, e ci misuriamo continuamente con questa difficoltà di distinguere tra il bene e il male. Oggi siamo in tutti gli argomenti, siamo continuamente a contatto dello spostamento dei confini, cercando di capire: ma è un bene o è un male? È un bene o è un male? Continuamente ragioniamo su questo, ogni generazione si interroga su questo. I confini di quel giardino sono perduti per sempre, sono crollati una volta per tutti, restano nella testa degli animali. Loro sì, sono rimasti dentro il giardino, sono rimasti dentro quel giardino, non riescono ad andare oltre quel giardino, vivono la loro vita di persone, di esseri viventi creati in quel tempo, in quel momento. E allora la divinità si occupa di introdurre delle precauzioni nei confronti di quei due, e dice che gli dà sì la terra, loro sono i titolari della terra, ma la devono lavorare e custodire. Usa questi due verbi, lavorare e custodire. In realtà, nella stretta traduzione dall'ebraico, i due verbi sono servire e custodire. Servire la terra e custodirla. Servirla e non sfruttarla. Servirla e custodirla. E curiosamente questi due verbi ebraici, che sono abad e shamar, sono gli stessi verbi con cui la divinità vuole essere riverita, servita e custodita. L'ebraico ha lo stesso, usa gli stessi due verbi per la divinità da parte dell'uomo come nei confronti della terra. Sia nei confronti della divinità che della terra, l'uomo deve servire e custodire. Dunque questo vuol dire che la specie umana sta messa a intercapedine tra la terra e il cielo in quella storia. È l'ufficiale di collegamento tra i due, tra le due parti. E allora, quando la divinità istruisce il sabato non è della divinità e non è dell'uomo, il sabato è della terra. Ci deve essere il momento in cui, il giorno in cui, uno su sette, la terra viene lasciata al suo tempo, al suo spazio, al suo riposo, alla sua assenza di lavorazione sopra. Deve essere lasciata in pace la terra, un giorno su sette e un anno su sette. Questo dichiara, annuncia, prescrive la divinità allora. Ha a cuore la resistenza e la consistenza della terra, perché non si fida della specie umana, e fa bene, perché noi non la rispettiamo più la terra, non rispettiamo più il sabato della terra, lo Shabbat, che vuol dire semplicemente cessazione. Non è un giorno di ricreazione, dopo sei giorni di creazione arriva quello di ricreazione, no? Il settimo non è di ricreazione, il settimo è che ti devi stare fermo, la devi lasciare stare ogni opera, ogni lavoro, devi lasciare stare la terra, permettere alla terra di riprendersi, di respirare, di non essere calpestata da te. E questa trasgressione del sabato, questa trasgressione dello Shabbat che ci portiamo dietro, e questa la dannazione del tempo di oggi e del nostro uso del pianeta: non avere più il rispetto e la cura del sabato, non sapere più a che serve questo Shabbat, questa cessazione. Questa è la nostra difficoltà maggiore. Non avere più il senso che la terra ha diritto a produrre quello che di spontaneo produce, ma è quello invece di asservirla a quello che ci serve a noi, insomma, alla nostra produzione, al nostro fabbisogno
alla nostra, al nostro accumulo di tesori di estrattivi dal suo grembo. Questo è il nostro danno maggiore. Perduta questo rapporto con la terra, ne discendono, ne conseguono tutti gli altri abusi, fino a quello di considerare questo luogo un cantiere, una valle intera, un cantiere da utilizzare a proprio piacimento, e possibilmente la sua comunità ammutolirla o deportarla, perché noi siamo in tempi in cui noi possiamo resistere a questa opera perché non ci deportano. In altri tempi ci avrebbero deportato, ci avrebbero portato via di qua, come hanno fatto con il Vajont. Il Vajont, quella valle, quella vallata che era lungo il fiume, su quel fiume, lungo il fiume Vajont, ci stavano le segherie, ci stavano i mulini, le concerie, con l'acqua del Vajont, i caseifici. C'era una comunità, una città che viveva sul greto del Vajont. Sono andati lì e hanno detto: no, quale ve ne dovete andare? Ve ne dovete andare perché qua viene tutto coperto d'acqua, siete tutti annegati qua sotto, qua via tutti quanti. Questo hanno fatto, hanno deportato le persone di quel greto e di quella vallata, le hanno spostate da un'altra parte. Questo avrebbero potuto fare qua e vorrebbero in loro cuore fare qua, ma la vostra consistenza di vallata, voi siete più forti anche numericamente, ma anche per tradizione, ma anche per storia, siete più forti di quel piccolo gruppo di abitanti di Erto e Casso che stavano dentro su quel greto del Vajont, dove gli è arrivata addosso questa macchina da guerra della diga che li ha sconvolti. Ma prima li ha deportati, prima di sconvolgerli e prima di distruggerli. Ecco, voi qui siete la dimostrazione che questa cosa non si può più fare, che non si possono più deportare e buttare via le persone come al servizio dello sventramento della terra. Non si può fare più. Qui si svolge in questa valle uno scontro, un urto, una battaglia epocale tra i poteri costituiti e il diritto delle popolazioni. Voi siete un avamposto, come avamposto Lampedusa, voi siete il punto più avanzato della immagine del futuro che io ho. Qui si decide che razza di umanità avremo in questo paese, ma anche in giro per il mondo, che razza di rapporto si potrà avere tra l'uomo e la terra. Si decide qua, come si decide a Lampedusa.